Allora, Ale, inizia la nostra avventura, albeggia, sono le prime ore sì, del mattino. Sì, le sei. Io ora alzarmi alle tre non me lo far far più perché sì. è improponibile. Adesso sono stanco tutto il giorno. Stiamo partendo a mezzogiorno dall'eremo di Camaldoli alla volta dello chalet La Burraia. Paolo, ma gli hai dato la paga? Non vedo nessuno dietro. Scali! Guardate cosa si vede da qua. Guarda che panorama, è in questa direzione il passo della Calla, dove andiamo adesso. Siamo arrivati. Ci siamo. Un bilancio positivo come primo giorno, anche se comunque ha avuto uno strappetto. Si è fatto sentire. Adesso comunque ci facciamo due belle birre medie e passo. Io non bevo la birra, però no, mi unisco. Un cocozzo. Non lo so cosa ti va. Ah, adesso vediamo cosa offre lo chalet. Comunque, meritato riposo e meritata ricompensa. A domani. Marchino, bilancio di questo secondo giorno? Bello, pieno di... Ho pianto tanto. Pieno di amicizia, di religiosità, di rapporto anche con altre creature non solo umane e anche di questi posti meravigliosi sì. Che ci hanno accompagnato e abbracciato nel nostro cammino.
Oh Sandro, sto facendo il video, fai finta che c'è il fiatone, che abbiamo fatto fatica a arrivare qui. Diciamo che l'ultimo strappetto si è sentito, sì. Infatti abbiamo lasciato qualcuno indietro. Però comunque... Abbiamo lasciato due pezzi su cinque, siamo arrivati soltanto in tre. Però la percentuale sì, è buona. Potremmo anche proseguire. 3 su 5 ce l'abbiamo fatta. Adesso la maggioranza. Del 50%. Ancora l'ultimo pezzettino, siamo quasi arrivati all'Ermo di Camaldoli. Dopo 3 giorni di cammino ininterrotto, giorno e notte. Giorno e notte, soprattutto di notte. Mangiare e soprattutto bere. Esatto. Neanche una birra. E infatti guarda come ci siamo asciugati. Siamo di nuovo all'Eremo di Camaldoli. Chiuso il sesto anello della offerta escursionistica da sentiero a sentiero. Sempre bello. E non posso concludere il video così, devo concludere come da tradizione con la poesia del nostro poeta Marco. Buon ascolto e buon cammino. Che esista l'acqua, che esistano le cose, il sasso, la faina, la carezza, il vento, che esista il vuoto smisurato, l'amore dello spazio, lo sbriciolio della parola amore, il suo crepitare non darà tregua, se amore è direzione. Le parole seminano, scavano nel cielo, non vivono le cose solo dentro di noi, devono venire al mondo, riflesse, pronunciate, amare, essere amati, pelle con pelle, respiro, passo, dentro buccia di mondo.